Eccoci tornati in diretta streaming ed ecco tornato, cara Clo. Abbiamo cambiato la posizione in favore delle telecamere perché non sono solo come diciamo contributo, ma ce le fa vedere dal vivo proprio così. Per cui in favore della telecamera andava meglio così, Franz. Sì, dici? Più live show di questo non c'è nulla. No, assolutamente. Tra l'altro vorrei denotare, senza farla vedere, il formato della foto. Per cui si vedrà benissimo in telecamera. Ah, ragazzo, la devi girare, devi mostrarla dopo? La devi girare. Non la mostro, la mostra no, lui. No, no, lui, ma poi girerà quella roba lì. Non la mostra. Franz. Vabbè, io resto ma per piacere, insomma, sono scettico. Un po' di serietà. Hai capito per caso cosa, perché ha chiesto? Perché non l'abbiamo chiamato noi, Franz, stasera. No, vero, mai. Ha chiesto lui di venire. Deve... Sì, spontaneamente. Che, allora, ha detto senza troppi giri, che vuoi? Cosa voglio? Voglio farci un po' di pubblicità. A chi? Ah, no, quel gruppo di fotografi che insomma non vale molto. Ma dove lo troviamo il gruppo di fotografi? Il gruppo di fotografi è qua a fianco alla redazione. Ah, ma cambierà. E su Sherwood, se vuole vedere le foto aggiornate, dove deve andare? Su Sherwood.it, la sezione multimedia. Da lì si va su Sherwood Photo e si vedono tutte le foto. Ma non devi dirlo con questo tono saccente, però. Cioè, devi spiegare alla gente che vuole vedere le foto. Cos'è questa arroganza? No, è che me lo stavo ricordando con voi. Anche perché devi andare nella sezione multimedia per vedere quelle aggiornate. Quindi è fondamentale da dire, no? Ah, ok, più concitazione. Pathos. È così, purtroppo. La maestrina qui. Diamo... Mi tocca fare la maestrina, ragazzi. Però ti riesce benino, devo dire, ti riesce benino. E tocca a Franz, di quello che devi dire. Dico quello che devo dire, che qua fuori il nostro spazio della fotografia. C'è uno scatolone dove si possono raccogliere gratuitamente. Uno scatolone? Collezionare uno scatolone. Sì, abbiamo scelto un ambiente pauper. Sì, l'abbiamo già guardato io e il DJ di là in regia l'altra sera. Tu non l'hai ancora visto? Cioè, tu peschi a caso? Ma lui non c'è. Lui non c'è. No, io lavoro. Carlo Vitelloni non c'è. Io lavoro così. Ma dov'è sto scatto? Dove è ubicato? L'ho appena detto, subito fuori dalla nostra redazione. Dietro il divanetto della redazione c'è uno scatolone aperto al pubblico dove puoi pescare delle foto bellissime. Dove puoi scegliere una selezione delle fotografie che abbiamo scattato l'anno scorso e anche durante questo inverno. Sono in tanti formati. Quindi selezione vintage, cioè selezione vintage. Estate autunno passati. È stato tu uno. Che ti blocchi, frate? Vai avanti, continui. No, ma perché mi distrago. Allora, giriamo questa foto. Giriamo maledetta. La prima foto. Chi è? Questa è una foto fatta durante un. Non lo sappiamo. È tutto sudato, ma io non so chi sia. No, in realtà questo qui è un altavoce dell'anno scorso. L'autore è Marco Chinello. È stata scattata il 30 di giugno. Sì. Che io e te, Carlo, siamo dei grandi fan dell'Altavoz. Ah, no? Io l'Altavoz lo adoro. No, ma tu devi capire che lui gli occhiali quelli colorati da Altavoz li adora. Ogni volta che li metto io li vuole anche lui. Ma io continuo a raccoglierli ancora per strada. Adesso quando esco la sera dal festival li porto a casa, li curo, gli faccio capire che c'è anche un altro modo di vivere. Comunque lui sta fondando una onlus che si chiama Salvateci l'Altavoz, cioè... Esatto, certo, come Sì, assolutamente. So che Carlo me ne parla spesso. È tutto gratis tutto questo? È tutto gratis, si cioè, dovete liberarvi di ste in poche parole. Sì, non sappiamo dove cazzo metterle. Andiamo al soldo, cioè c'è un trasloco in corso, no? C'è sto scatolone di avevamo foto. Sta cosa qua in più e se voi volete darci una mano per l'avete piacere. Messo lì, uno passa, tira su una foto a caso, la può scegliere. No, la può persino scegliere, guarda i lustri che noi offriamo, no? Cioè, capisco. Non roba da poco. La possibilità di scelta, no? Sì, perché si vedono così bene. Si vedono così bene. No, questa qua l'avevo scelta apposta. Che si vedrà benissimo. Questa qui è una metafotografia. Che, come ci spiega Franz, che cos'è una metafotografia? Cos'è una metafotografia? Una metafotografia non è niente di più del, non lo so, vogliamo dire il metateatro che faceva Shakespeare. Quando tu fai un qualcosa dentro lo stesso contenitore. Io tutti i giorni. Tutti i giorni, non lo so, stiamo parlando di cosa, scusa. No, tu, tutti i giorni nella vita quotidiana faccio cose dentro altre cose. Ah, sì, ma quando il contenitore invece è omologo, a quel punto la puoi chiamare meta qualcosa. Ci infili il meta davanti, fa figo. E soprattutto da aria da intellettuale. Sì, guarda anche un po' in alto mentre lo fai. Cioè, ha nominato Shakespeare, mica... Metal detector come si inserisce in questo contesto? Il metal detector. C'è il detector che a quel punto... È una cosa dentro. Dentro, te lo mette proprio... Noi abbiamo spento, vero, le telecamere durante... Cioè, nel senso, non serviva mandare in onda a questo momento. Ce lo possiamo dire anche noi dopo che c'è questo scatolone che...
Hai altre foto? Vedo. Abbiamo altre foto, perché oltre a queste qua bellissime nel formato classico, no, stampate, no, devi girarle meglio e la telecamera fa lo zoomolo, come diceva Funari. Zoomolo, ma zoomola, zoomola allora. Ecco, anche posa un po' storta. Beh, ci piace. In cui vi autoproclamate perché ci sono due fotografi che fotografano. Certo, vuoi dire che è il metafotografo? Il metafotografo che si autofotografa. È ora un po' forzata forse. Sì, decisamente. Sì. Cioè, almeno che tu non ci spieghi che cosa stesse pensando il metafotografo voi in che questo ci state momento. Guardando. Ah, io ero dentro la sua testa. Beh, trattandosi di bozzo, possiamo dirlo, lui stava cercando di catturare Manu Chao quella sera. Voi che ci state guardando, potete tranquillamente sintonizzarvi sulla cosa del blog di Grillo per vedere un altro streaming a casa. Ma no, 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 è in spiaggia oggi, non c'è. Ah, Grillo in spiaggia. Eh sì, ce l'ha dato da Gospia come Twitter. Non c'è manco la cosa, quindi, no. Vabbè, senza la cosa dobbiamo vedere. Un'altra selezione di fotografie, sempre ubicata nel medesimo luogo, sono le fotografie fatte quest'anno, perché quelle che abbiamo visto adesso erano quelle fatte l'edizione passata del festival. Il riciclo del riciclo. Certo. Il riciclo del riciclo. Umido. Queste sono su carta semplice, ma in formato più grande. E sono le fotografie scattate... Queste, diciamo, sono foto che si possono anche attaccare sugli zainetti, sugli ma sì, zaini ma anche delle sul ragazze. Frigo, un pochino, un po' dove cazzo scusami, ti pare. Scusami Carlo, ma tu che zaini porti sono di adesivi. Solito per vabbè, avere tu, un formato del genere sullo zaino? Ma cioè te lo metti sulla schiena. Perché tu non guardi i giovani di oggi, perché ormai sei vecchio, tu non guardi io i nostri giovani. Io sono vecchia giovani. Dentro da quando sono giovane. Girano con degli zainoni enormi, ci puoi attaccare anche 7-8 fotografie e pannelli anche ma di legno. Ma vanno di moda, simili, quello che hai tu. Cosa? Non vanno più di moda gli Invicta grandi, vanno di moda quelle roba qua, lì non ci sta, non ci sta. Io sono più vecchia, andavano di moda l'Invicta, allora si ci stava. Non si può attaccare, Franz. Dai, scusami, Carlo. Scusami, la Clo ci teneva a dire che non si possono attaccare. Beh, io do ragione alla Clo. Quindi dai, di ragione al fatto che sono vecchia. Sì, molto. Solo per darti ragione, però. Guarda che la Clo oggi ha fatto un'intervista straordinaria, non possiamo dirle niente, assolutamente, anzi. Vuoi farci vedere qualche altra foto, Franz? Proprio, sei sicuro? No. Ah, ecco. Infatti, però non sei mi masochista, sto già chiedendo questo perché sì. Ho detto ma perché? Questa cosa. Non lo so, questi sono i concerti che sono avvenuti durante questa stagione negli spazi sociali. Questa è una foto bellissima. Questa scattata a rivolta dalla Ali, la nostra fantastica fotografa, che ringraziamo, bella, che salutiamo. Lavora ancora con noi? Lavora ancora con noi, dietro di te. Bene, la salutiamo di ciao. Spalle. Ciao, ciao. Ci saluta con un blu elettrico fantastico, tra l'altro. Sì. Questo denota quanto abbia imparato i nomi dei fotografi in questi 3 anni di lavoro insieme. In 3 anni si imparano i nomi persino, cioè beh, proprio conoscenza Franz stretta. Me lo ricordo. Quello pure. Questo chi è? No, sembra Dente, ma non è Vinicio? Dente. No, questo è Malavida. Malavida di Jay. L'idolo delle quindicenni, ci dicono. Mai visto in vita mia Malavida, quindi va bene. Non ti piace la musica balcanica? No, l'ho ascoltato, non l'ho mai visto. È che è sempre lì al buio, insomma, non si vedono i DJ. Si ti ksesci a hovorin po' slovenski. Parlando di balcanico, l'unica Giri lingua Proska che so che non è balcanica, ma è slovacco, lo conosco. Giri Proska su Pligina Očka, Lefta Muguceja Mozd. Linea alla regia, grazie Franz, e direi che è il modo migliore per chiudere. L'ho detto in cecoslovacco, scusate, spiego. Non è vero. Come no? Io so parlare il cecoslovacco. Giri Proska su Pligina... Ja hovorim po slovenski, ale ti hovoriš po slovenski? Mamma znači ova sodu. Mamma znači ova sodu, certo. E grazie Franz per essere stato con noi, è sempre bellissimo. Grazie a te. Averti qua. Ciao.